E la cosa interessante è che le scrivo e lei tipo la vedo molto restia e mi fa: c'è un motivo se me ne sono andato. E faccio: ok, qual è tipo? E lei mi fa: attenzione, video riservato solo ed esclusivamente ad un pubblico grande. Se sei piccolo, vai a vederti i video di Lion Gamers e metti a vedere i glitch per i V-Bucks di Farris. Sì, proprio questi qua, proprio questi qua. Ed eccoci tornati in una delle serie più attese su YouTube Italia. Più atteso del ritorno di Mia Khalifa nel... non mi ricordo nel cosa, ma sono sicuro che tu lo sai bene, malandrina. Vediamo chi lo sa nei commenti. Come puoi pensare di andare in paradiso se la riconosci solamente dal sorriso? In questo video parleremo di una ragazza che lo voleva prendere da me, di suo moroso che è venuto sotto casa mia a rompere il... perché lei lo voleva prendere da me e voleva anche pestarmi di botte, e di come quella ragazza poi si arrabbia con me per... vabbè, lo scoprirete nel video. A parte ciò, vi ricordo che se arriviamo a 10.000 likes, domenica prossima esce un nuovo episodio, quindi distruggete il tasto dei like. E vi ricordo di usare il codice supporto a un creatore nello shop OctiPFI per avere una tega lunga così. Detto ciò, via il cappello e fuori l'uccello! Ma ora me lo rimetto il cappello. La ragazza protagonista di questo video era una mia amica. Fate conto che era estate. Ah, l'estate. Quel magico momento in cui tutte le coppie si lasciano, così ognuno va a divertirsi per cavoli suoi, si fidanza per cavoli suoi in estate, con tipi conosciuti al mare, con tipe conosciute al mare, e poi a metà settembre tornano sempre insieme. Ah, l'amore, ah, l'estate. Ditemi se non è così. Sta di fatto che questa, diciamo, stava con uno e avevano dei problemi di coppia. E siccome il buon vecchio Octi è esperto di relazioni di coppia, giustamente lei ne parlava con me. Cioè, iniziamo a uscire più spesso. Diciamo che lei si sfogava con me dei suoi problemi, a volte io mi sfogavo con me dei suoi. Questo era il nostro rapporto di amicizia. Però in quel periodo iniziamo a uscire più spesso. E per più spesso intendo una volta ogni 2 settimane, che per gente che esce tipo massimo 7 volte l'anno. È comunque tanto. Era normale comunque avere problemi di coppia, cioè erano problemi normali, tutti abbiamo problemi. Io che faccio questi video, tu che li guardi, chi usa un altro codice supporta un creatore perché vuole un glitch per i V-Bucks di Farris, tutti abbiamo problemi. Quindi codice creatore OctiPFI. Poi vabbè, lei comunque per me era una semplice amica, anche perché gli mancavano quegli attributi caratteriali che io voglio in una ragazza, insomma, che mi possa interessare, ossia le tette enormi in pratica, cioè per dire. Vabbè, sta di fatto che uscivamo e si lamentava sempre di come le cose col suo moroso andassero male. Ma la cosa più strana è quando mi chiese di accompagnarla ad un evento molto importante. E io le chiesi: ma perché non ti fai accompagnare da tuo moroso? E lei iniziò a sparare delle scuse assurde, non mi ricordo neanche quali furono. Sta di fatto che la dovetti accompagnare io. Cioè, lo feci con... senza problemi, voglio dire, però. Comunque, la cosa era un po' strana. Avevo capito che era l'inizio della fine. E da lì in poi, le volte che siamo usciti dopo, passavamo molto tempo a guardarci negli occhi e stare zitti. E lì ho capito che ormai era fatta. Di cocaina, ma era fatta. E poi successe. Un giorno si lasciò con suo moroso. E per festeggiare, doveva venire a casa mia a dormire, non si sa perché. E oltre a dormire, doveva bere, il che era un problema, perché lei aveva 8 anni e mezzo. Quindi viene da me quella sera, si guarda qualche serie TV, si beve un po' e poi si limona sul divano. Tutte cose normali. Limoniamo per tipo 30 secondi, quando lei poi si... no, anche un po' di più. Quando poi lei si impanica e fa: oh mio Dio, no, ma cosa stiamo facendo? Ma qua, ma là. Ma dopo tipo 1 minuto era già tornata di nuovo a limonare. Quindi vabbè. Siamo andati a dormire perché era notte e la mattina dopo l'ho aperta di brutto e non dico altro. Ora, la cosa è strana, ma è strana perché suo moroso in qualche modo scoprì che io e lei avevamo limonato. E per fortuna scoprì solo quello e non anche tutto il resto, perché se avesse scoperto anche tutto il resto sarebbe stato un problema. Perché solo per il fatto che ha scoperto che io e la sua ex morosa, vorrei precisare ex morosa, avevamo limonato, è venuto sotto casa mia una mattina che io non ero a casa. Lui è venuto sotto casa mia a suonare al citofono ed è stato lì un sacco a suonare al citofono a chiedere a mia madre di far scendere me. E mia madre gli diceva: guarda che lui non c'è. E lui continuava a insistere, tanto che poi, cioè, è stato lì una mattina intera
è stato uno sfigato. Ora ragazzi, io voglio fare un monito perché sennò mi incazzo, ma io voglio che tutti voi non siate dei ritardati. Quando vostra amorosa vi lascia, non è più vostra amorosa. Se siete stati 7 anni insieme e poi vi ha lasciato, non è più vostra amorosa. Quindi non rompete il c***o. Se lei poi va a fare quello che vuole fare con chiunque altro, non andate da quel chiunque altro a prenderla. Sapete con chi dovete prenderla? Con voi, teste di c***o. Dovete prenderla con voi e capire dove avete sbagliato nella vostra relazione che l'ha portata al termine, ok? Quello dovete capire. Non dovete prenderla con lui perché si è fatto lei. Non dovete dare della troia a lei perché è andata da lui. Perché qualsiasi ragazza, una volta che si lascia, si crea un buco emotivo dentro di lei perché non ha più una persona che lo ascolta, che la ascolta, che la capisce, che qua e là, e allora va da qualche maschio a sentirsi desiderata di nuovo, a sentirsi voluta, eccetera eccetera. E di solito ogni volta che va da un nuovo maschio a sentirsi voluta, desiderata e tutto quello che volete, non finirà mai bene, perché dopo tipo massimo 1-4 mesi lei si stufa e lo manda a fare in culo, perché non era innamorata di lui, non gliene fregava niente di lui veniva solo usato per riempire un buco emotivo creato dalla vostra assenza. Quindi sappiate che ogni volta che la vostra ex ragazza va da qualcun altro o vi lascia per qualcun altro, non dovete prenderla con lui, prendetela con voi. Capite cosa avete sbagliato e poi non state a dare della troia a lei, perché siete solo patetici, se lo fate, siete degli sfigati, Dio. Se andate a dire che vostra amorosa è troia solo perché dopo che si è lasciata con voi, dopo essere stati ben 7 mesi insieme, dopo una settimana lei era da qualcun altro, non siete dei geni, siete degli stupidi se gli date della troia. Perché è normale che lo faccia, è normale, è nella natura delle femmine, e se i maschi potessero farlo, lo farebbero anche loro. Quindi state buoni. È solo che la femmina schiocca le dita e si trova una fila davanti. I maschi invece è un po' più difficile che un maschio schiocchi le dita e si trova una fila di femmine davanti. Provate ad andare in piazza insieme ad una vostra amica e alzate su un cartello dove scrivete: la do gratis a tutti, lo do gratis a tutti, e vediamo quanta gente si mette in fila. Lei avrà una marea di gente, voi avrete sì e no una balena e probabilmente un tizio omosessuale. Quindi insomma, non fa, cioè, poi lui arrendendosi per il fatto che aveva capito che io non ero a casa, mi scrisse che voleva pestarmi di botte, che voleva spaccarmi la faccia. E io, vabbè bro, vabbè. Il tempo passa e comunque io e sta qua continuavamo a vederci e siamo usciti un'altra volta, ma non è successo nulla. La cosa interessante è stata la volta dopo. Io l'ho accompagnata a casa una sera e lei, io me lo ricorderò sempre, c'è una scena impressa nella mia testa tantissimo. Io l'avevo accompagnata a casa, lei stava per uscire, io ero qua, lei si gira verso di qua facendo finta di cercare qualcosa nella sua borsa e china la testa e poi si fionda su di me per limonare. Raga, che storia, vi giuro, io ce l'ho questa scena impressa nella mia testa, perché lei ha fatto la sneaky furbetta, proprio tipo: ah ok, adesso vado, aspetta che cerco un... Cioè, vi giuro, per me è stato proprio tipo ok, vabbè, insomma, a caso. E abbiamo limonato di nuovo, al che dovevamo uscire un'altra volta, e questa è stata una volta molto importante per me. Si dice sempre che se fai un errore una volta può capitare e puoi imparare dal tuo errore, ma si dice che se fai lo stesso errore per ben 2 volte, ormai era una tua decisione, non era più un errore. Infatti la seconda volta che siamo usciti, cioè non la seconda volta, ma siamo usciti un'altra sera per fare un picnic, siamo andati vicino all'Argine, tipo. La cosa interessante è stata che siamo stati là e poi a una certa i miei amici mi hanno chiamato per andare a casa loro, e chiaramente io ve lo dico sempre, gli amici stanno sopra la figa, e quindi io dico: va bene, è il momento che io vada. Quindi tipo gli faccio: se vuoi venire anche te bene, se no ti accompagno a casa e vaffanculo. E lei: ok, vabbè, io non posso venire perché poi è troppo tardi, bla bla bla, però vabbè, accompagnami a casa. Allora, lei aveva parcheggiato la sua noi eravamo andati con la sua macchina, quindi tipo siamo tornati a casa mia perché doveva accompagnarmi a casa, e lì avrei preso la mia macchina. Però vedevo che non voleva andarsene, doveva andarsene, ma non voleva andarsene. Al che io apro la mia macchina e non mi ricordo con quale scusa in mano
lei sale nella mia macchina. Allora io avevo capito cosa doveva succedere. La portai davanti al cimitero. E sapete cosa succede davanti al cimitero? Chi segue bene la serie lo sa. Vediamo se riuscite ad aiutare nei commenti quelli che non lo sanno. Vedete cosa... Cioè, quella fu la mia prima volta in macchina. Quella fu la mia prima volta in macchina, effettivamente. Effettivamente. È stata la mia prima volta in macchina. E lo decise lei. E lo decise lei. Questo è importante da dire. Poi io sono andato dai miei amici comunque. Vabbè. La serie... Ok, abbiamo finito. Ora vattene via che devo andare dai miei amici. È stata proprio così la cosa. Ora, registrando questo video, mi sono reso conto che io e lei lo abbiamo fatto in tre fasi della giornata. Cioè, l'abbiamo fatto tre volte in tutto e in tre fasi diverse della giornata. Di mattina, di notte e poi la terza volta è stata un pomeriggio. Un pomeriggio quando, sempre allo stesso modo, io dovevo andare dai miei amici, ma ero con lei in giro, quindi... Tipo, ed eravamo con la mia macchina e lei aveva parcheggiato a casa mia, quindi siamo tornati a casa e gli faccio: vuoi salire a bere un bicchiere d'acqua? Tipo, sapendo anche che tra l'altro non c'era nessuno a casa mia. E lei mi fa: sì. E quindi tipo, andiamo su. E io mi ricordo sempre che a Luca di Scopugin la racconta in questo modo: lei è salita a prendere su un bicchiere d'acqua un cazzo in figa. Perché in pratica andiamo su, io le verso un bicchiere d'acqua, poi vado in camera e mi stendo sul letto e sto al telefono e lei viene e si stende anche lei. E vabbè, e da lì a limonare e a fare altro, è un attimo, cioè, ma quella fu l'ultima volta. Quella fu l'ultima volta perché ci rivedemmo altre volte. Una volta io non avevo nessunissima voglia di fare niente, ma mi ricordo che un'altra volta ci vedemmo ancora e tipo non eravamo solo noi a casa mia, ma tutti gli altri andarono via e rimanemmo solo io e lei e guardammo una serie TV e tipo... E io ho detto, vabbè, lei ha deciso di fermarsi di più a casa mia, quindi boh, probabilmente avrà voglia, o che ne so io. E invece tipo appena finisce la serie TV, lei subito: bene, adesso devo andare a casa. Ok, noi scendiamo, l'accompagno a casa, da tipo da allora... Non ci siamo mai più parlati, tipo per mesi. E il discorso è che io non le... Cioè, io la chiamai forse due volte, ma a caso. Sembrava quasi come se lei, tipo, non volesse più uscire. Allora io non sono stato a inseguirla. Cioè, magari tanti di voi avrebbero inseguito l'altra persona, tipo: ma perché non vuoi uscire più con me? Ma perché bla bla bla. Io non mi sono fatto problemi. Cioè, nel senso, se una persona non mi scrive più, non... Boh, capisco che magari ha robe da fare, è impegnata, magari semplicemente è il periodo, bla bla bla, insomma, non me ne frega niente. Quando, proprio qualche settimana fa, parlavo con i miei amici e i miei amici mi hanno ricordato, mi hanno riportato alla mente di questa ragazza e quindi io ho detto: vabbè dai, le scrivo per chiederle come sta, eccetera, vedere un po' cosa combina. E la cosa interessante è che le scrivo e lei tipo la vedo molto restia e mi fa: c'è un motivo se me ne sono andato? E faccio: ok, qual è, tipo? E lei mi fa: sì, perché tipo in pratica... Vi riassumo il discorso per farla breve. Il discorso era che lei se l'è presa con me perché io... le ho fatto perdere una delle persone più importanti della sua vita. Cioè, avete capito questa zoccolina? Lei si è lasciata d'estate perché aveva problemi, ha trombato quanto doveva trombare, si è pentita quando è arrivata a settembre. Quando è arrivata a settembre si è pentita che non poteva più tornare insieme al suo ex. Perché? Perché il suo ex sapeva che ha fatto un po' la zoccolina. Quindi lei dà la colpa a me del fatto che cioè io le ho fatto perdere una delle persone più importanti della sua vita, che era il suo ex moroso. Allora, primo, te ne lamentavi sempre. Secondo, prenditi le tue responsabilità. Prenditi le tue responsabilità. E io infatti glielo dissi: ma guarda che comunque ci può stare che la prima volta l'abbia deciso io, ma le altre due volte, cara mia, puoi sbagliare una volta, ma non altre due. Anche perché ricordiamoci la scena della macchina. Aspetta che cerco qualcosa nel borso. Quindi, detto ciò, lei si è incazzata con me perché secondo la sua teoria lei pensa che io le ho fatto perdere quella persona. E io gli ho detto: sì, ma guarda che eravamo in due a farlo, non è che si tromba in uno solo. E lei fa: è vero, ma proprio per questo io mi allontano da te così non ci sono questi problemi. E io faccio: ok, in pratica lei è stra incazzata con me, sa che non può essere incazzata con me, dà una scusa sul perché deve allontanarsi. Allora, in sintesi, non me ne frega un cazzo. È stata una storia divertente, tutto sommato, fa ridere,
lei si è incazzata con me per cose a caso. Le femmine sono così, non chiedetevelo, non c'è, sono così e basta, non c'è da prendersela. Io tipo ho letto le puttanate che stava scrivendo, tipo per giustificare tutte le cose che lei doveva dire. Ho letto rubrica contatti, elimina numero, cioè ho eliminato il suo numero. No, non penso sia utile. Se una persona mi dice io ci rincontreremo un giorno, ma ora non ho più voglia di essere tuo amico, tua amica, bla bla bla, elimina il numero e via. E via. Pulizia e via. Codice creatore AutoPFN nello shop e via.